questo è un momento storico, storico per tutti. Abbiamo dimostrato che la politica la fa la gente così, guardate, solo questo è un momento storico. Senza di voi, della fiducia che mi avete dato, abbiamo fatto in 3 mesi una cosa che sembrava impossibile per le donne. Permettetemi di dirlo, io rappresento tutte le donne che hanno creduto in questo progetto, tutte le donne, le nostre presidenti che ci hanno creduto sempre, tutte le ragazze che hanno lavorato in maniera incredibile. E una cosa, guardate, sempre col sorriso, abbiamo fatto una campagna elettorale sempre col sorriso, è stato bellissimo. Abbiamo creato una startup politica, questo permettetemi di usare qualche termine inglese che secondo me ci ha fatto vincere anche quello. Abbiamo creato un laboratorio, veramente. La cosa più bella è che io non posso pensarci, guardate, abbiamo ricreato qualcosa che è emerso dalla gente come un lievito, no? Ci siamo trovati con tutti voi, tutte le iniziative che abbiamo fatto, ci siamo conosciuti in soli 3 mesi, non ci credeva nessuno e adesso siamo qui, da domani qui. Guardate, siamo qui e dobbiamo dimostrare che la forza della gente che arriva nel comune farà una grande rivoluzione, è un passaggio culturale per Assisi, è una rivoluzione culturale per Assisi. Portiamo un consiglio comunale fatto di donne e uomini, altro che quote rosa messe per forza, metà donne! L'attenzione alle persone, ai più fragili, e poi persone competenti, persone civiche, persone che vogliono fare del bene, persone che si mettono a servizio degli altri con umiltà. Tutte queste cose non le avevamo mai viste finora. Persone giovani, l'età media, adesso lo calcoliamo domani, l'età media, perché non ci abbiamo avuto tempo di farlo. Io penso che sarà il consiglio, la giunta più, con l'età media più bassa della storia, quindi facciamo la storia di Assisi. Io vi dico solo, guardate, dal profondo del cuore, da quanto sono commossa, io non riesco neanche a piangere proprio, piangerò tutta stanotte penso, perché avete fatto un regalo a sta città, gli abbiamo fatto veramente un regalo in cui gli abbiamo riportato la speranza, ma pensate che rivoluzione, fatta solo con le forze della gente, senza dietrologie, solo con la nostra forza. Allora la mia ultima parola è... Grazie, grazie, grazie! Bravo!